180 studenti sono stati premiati nell'aula del Consiglio regionale per aver svolto i lavori migliori del progetto del Comitato Resistenza e Costituzione nel 70° anniversario della Liberazione. Ragazzi e professori provengono da tutte le province del Piemonte e nelle prossime settimane partiranno per alcuni viaggi di studio nei luoghi della memoria in Italia e in Germania. Devo dire, è sempre un'esperienza estremamente interessante per i ragazzi, perché attraverso le testimonianze, attraverso la storiografia, noi abbiamo incontrato Vercelli, che quest'anno il Consiglio regionale appunto ha messo a disposizione anche la possibilità di incontrare uno storico attraverso materiali diversi, e anche la capacità di rielaborarli in un video, devo dire, li ha coinvolti emotivamente oltre che criticamente nello studio. Abbiamo sviluppato il tema dell'8 settembre, in particolare perché volevamo parlare di una parte di storia, quella degli internati militari italiani, che di solito viene trascurata. L'esperienza è stata gratificante per tutte, sia perché abbiamo conosciuto una parte di storia del nostro territorio, quella di Arnaldo Verri, che di solito non viene trattata, e soprattutto per noi stesse, visto che abbiamo vinto il primo premio. Inoltre la storia che noi abbiamo elaborato attraverso un dossier storico e un video ci ha permesso di mostrare a molte persone che comunque nel nostro territorio ci sono delle piccole esperienze di vita che possono essere utili per ognuno nel corso degli anni.